Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Questi titoli più importanti del pomeriggio. La cronaca in apertura con una nuova tragedia del mare. 21 dispersi a seguito del ribaltamento di un barcone in acque italiane, tra questi anche 3 bambini. E ancora il caso del veliero Baesian. Arrivano i primi esiti dalle autopsie sulle vittime. I coniugi Bloomer sono morti per soffocamento. Un recente studio sulla siccità ha rivelato come i cambiamenti climatici causati dall'uomo abbiano aumentato del 50% la probabilità che le carenze idriche e le perdite agricole diventino devastanti per la Sicilia e la Sardegna. Dopo il successo delle scorse edizioni, tornano per il 6° anno consecutivo in Sicilia i treni storici della Fondazione delle Ferrovie dello Stato. Il 2024 si prospetta ricco di eventi, con un programma che fino a dicembre permetterà ai viaggiatori di raggiungere in treno d'epoca alcune delle località più affascinanti dell'isola. E in chiusura, le previsioni meteo: ancora sole e caldo domani in Sicilia, previsto qualche annuvolamento nel corso del pomeriggio, preallerta per incendi e ondate di calore. Come sempre vi ricordo che i dettagli su queste notizie e molte altre li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Grazie per averci seguito e a domani.